Squat sollevando il piede. One. Go. Chi è primo giorno rimane qua. Le altre. Hop. 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 Solo. Spingo. Sollevo. Hop. Three. E. Hop. Va. One. Hop. Stop. E. Però passi in fretta, Mamma mia, che velocità! 3, 2, 1, go! Vai! 1, 2, spalla! Tocco, tocco, Superman! Hop, hop, spalla! Tocco, tocco! Sguardo a terra, ragazze! Mantieni bene la posizione della schiena! 1, andiamo a fare squat, ragazze! 2, 1, go! 1, su, state giù, non venite su in alto bene. Hop, 1, su, 2, su, hop, stacco, hop, e vai. Quindi praticamente c'è un momento in cui tutto il peso del corpo rimane su una gamba. 3, 2, Superman, one, girls. Go. Vai. 1, 2, tocco, tocco. Su, su, tocco, tocco. Vai. 1, 2, tocco, tocco. 3, 2, 1, 2, stop. Ragazzi. 3, 2, 1, go. Vedi, qualcosa non mi tornava. Vai, su, hop, va, hop, e, hop, va, hop, e. Vi ricordate? C'è un momento in cui una gamba mi deve sostenere. 1, stop. Sapete che tutte le volte che facciamo anche questi esercizi di equilibrio, 2, 1, go. Gli addominali lavorano benissimo perché gli addominali ci devono sostenere. Ok, qui mi sto. Questo tappetino ogni tanto mi punge. 3, non so 2, che dire. 1, stop. Wow, girls. Ultimo giro, andiamo a fare l'ultima volta lo squat. Oh, ragazzi, oggi i glutei stanno lavorando benissimo, ve lo prometto. Vai, bevete tantissima acqua dopo l'allenamento, mi raccomando, nell'arco della giornata, non tutte adesso, ma cercate di bere. Stop. Tra l'altro c'è chi pensa che sudare fa dimagrire. Go. In realtà non è così. Quando sudi hai solo perso liquidi che poi devi reintegrare. Quindi se sudate dovete bere ancora di più. One. Stop. Già finito. Tutte vive? Sì, vero? Wow. Allora, vi dicevo sempre che questo è sempre utile dopo il plank perché va a compensare l'esercizio, allunga bene la schiena, quindi mani bene avanti, glutei sui talloni, respira, vai, oh. E adesso mentre siete in questa posizione, mentre siete così, rimani, vi chiedo di notare
come vi sentite bene. Nota come stai bene alla fine della ginnastica. Presta attenzione in te, nel tuo corpo, come ti senti adesso. Nota, stai veramente bene. Mentre sei là che respiri, respira. Ok. E mentre rilassatevi là, porta il tallone al gluteo e qui oggi facciamo lo stretching dei quadricipiti qua a terra, così. Porta il tallone al gluteo. E mentre sono lì nella mia coccola personale, allungo la testa è appoggiata a terra, respira. Oh, cambio una gamba e vado a allungare dall'altra parte. Allungo bene i quadricipiti. Lo stretching ci aiuta ad avere meno dolori il giorno dopo, ci aiuta a riportare il muscolo a uscire da quella condizione di contrazione che facciamo durante la ginnastica, ci aiuta a riportare il muscolo nella sua condizione, tra virgolette, naturale. Bene, allungo le gambe, spingo con le mani, e vado ancora a sedermi sui talloni, ginocchia aperte. Ah, rifaccio quella posizione di prima, respira. Ancora una volta per allungare qua. E vi ricordo che se durante la settimana avete un po' di mal di schiena, fate sempre queste posizioni di stretching. Questa qua, abbracciare le ginocchia, la pancia in su. Sono posizioni meravigliose per far passare il mal di schiena. A volte ci blocchiamo per poco, basta un po' di stretching e passa tutto. Dai, adesso mani a terra, allunga le gambe così, lascia giù anche la testa. E se non riuscite a toccare per terra, non c'è problema, venite un po' su, ma a lungo andare, pian pianino, fate sempre un po' di sforzo per andare un pochino più giù. Nei primi mesi non vedete nessun risultato, ma col tempo, con molta calma e pazienza, si migliora. Ora piega le ginocchia e torna su piano, mento attaccato al petto, piano e piano. Oh mamma mia! Chissà se mi stavate vedendo, non lo so, aiuto. Sono andata un po' troppo in là, vero? Forse Instagram è così, perdi un po' di pezzi. Lascio cadere la testa e le spalle, ragazze. Respira. Oh. Ancora, dai. Lascio cadere. E cambio dall'altra parte, magia, un bel respiro su, e espiro, vai su, e espiro, ultima su, e espiro, grazie mille, fate un bel inchino in avanti, grazie ragazze! Mm.